La nostra è un'azienda familiare, condotta praticamente da mio marito, che si occupa della stalla, quindi delle capre, del caseificio, che mi occupo io, e mia figlia gestisce il ristorante. E poi io ho l'aiuto di una ragazza meravigliosa che è tantissimi anni che è da noi e si occupa del caseificio, quindi del formaggio. Ultimamente ci siamo appoggiati al sito, al canale Tra me e te, che ha la vendita online. Noi praticamente siamo nati come azienda in montagna nella vallata di Viù. Siamo rimasti 3 anni e poi abbiamo deciso di comprare in questo territorio di Rocca. E la nostra avventura inizia nel 2000 qui. I primi passi sono stati molto duri, per forza. Qui cominciamo ad andare meglio perché abbiamo trovato comunque dei grossisti per la vendita dei formaggi e negozi, e poi comunque, avendo poi aperto quest'area attrezzata, la gente arriva. La nostra principale attività è la lavorazione del latte, quindi facendo formaggi. Poi c'è quest'area attrezzata dove abbiamo i tavoli, i barbecue, che la gente può venire alla domenica con la famiglia, e poi abbiamo all'interno il ristorante, l'agriturismo, dove di questo agriturismo si occupa mia figlia, che è lei la cuoca. Noi facciamo come menù abbastanza sul piemontese. Caseificio, la nostra chicca è lo spumone. È una cagliata lattica, praticamente viene fatta una pasta con questo formaggio, dove noi lo lavoriamo con la sac à poche. Questo spumone o lo lasciamo bianco, oppure noi mettiamo le spezie varie, erba cipollina, peperoncino, ginepro, e con la frutta, mirtilli, fragole, pistacchio, è abbastanza un colpo d'occhio, ed è questa è la nostra chicca. E poi, logico, da questo tomini freschi, ricotta, crescenza, e poi tutto lo stagionato. Quello che attrae di più è l'erborinato, la gorgonzola di capra, che è proprio anche l'altra chicca del nostro caseificio. Abbiamo vari punti vendita nei negozi, abbiamo un grossista che serve tutti i Borrello, abbiamo uno spaccio appunto per soprattutto la domenica. Abbiamo deciso di lavorare solo il latte di capra proprio per non contaminare con altri latti questa nostra chicca, perché vedo che sta piacendo molto, e comunque ci sono delle persone che sono allergiche agli altri latti, quindi vanno a scegliere proprio il formaggio di capra per una questione di salute. Per il resto parlate con mio marito, perché è lui l'esperto. Buongiorno, sono Giorgio Cottino, la mia azienda è sita a Rocca Canavese, nel Basso Canavese, 10 km da Cirié, facilmente raggiungibile dalla città. Abbiamo in mungitura circa 150 animali, in rimonta 40-50, occhio e croce. In questo momento mungiamo circa un paio di quintali al giorno. Non sono molti perché in parte sono destagionalizzate e quindi iniziano a rallentare un po' la produzione. Noi abbiamo una stabulazione fissa in stalla. Oggi le vedete fuori perché le stiamo pulendo e cambiamo la lettiera. È un lavoro che facciamo ogni 10 giorni all'incirca, un po' meno magari in inverno e più sovente in estate. Qualità delle capre, la razza è Sanen, quindi francese o svizzera lì se la giocano, se la litigano. Caratteristiche di queste capre: stanno bene anche chiuse in stalla, il latte è sicuramente bevibile e digeribile da tutti,